Ci auguriamo che un obiettivo che questa città merita attraverso la pizza venga raggiunto nelle prossime ore. Per noi è un motivo di grande orgoglio già aver raccolto tante firme con la collaborazione di tantissimi. È un riconoscimento ai maestri e alle maestre della pizza, perché cominciano ad essere anche diverse donne che fanno questo mestiere così storico della nostra città, e questo è un ulteriore riconoscimento, qualora dovesse avvenire, noi ci auguriamo che questo sia, della straordinaria potenza che vive la città di Napoli, perché la pizza c'è da sempre, ma che arrivi oggi vuol dire che è un segno che il riscatto di Napoli passa proprio attraverso le sue eccellenze, quindi sarebbe il modo migliore per avvicinarsi al Natale. E pizza vuol dire anche lavoro, ci sono tantissimi corsi, tantissimi giovani, anche insomma di quartieri dove spesso si dice non ci sono prospettive, che invece imparano a fare la pizza e poi la portano nel mondo. È così, e noi anche devo dire da parte nostra abbiamo molto contribuito alla valorizzazione di questo percorso. Basti pensare al Pizza Village, che è diventato un brand internazionale da quando lo facciamo sul lungomare, a cui sono aggiunte tantissime altre iniziative sulla pizza. Quindi in questi anni si è lavorato molto insieme all'Associazione dei Pizzaioli, il Comune di Napoli, le varie componenti. La pizza diventa sempre di più uno dei motori fondamentali dello sviluppo sostenibile della nostra città. Sostenibile significa attraverso la formazione, la tradizione, la creatività, il lavoro e l'immagine di Napoli, che passa molto attraverso la pizza, perché tantissimi turisti che sempre di più vengono alla nostra città, una prima cosa che fanno è andare a mangiare la pizza.